La carriera che vorrei. È anni che sono un appassionato di calcio, un appassionato di videogiochi, un appassionato di videogiochi sul calcio. Fino a 5 anni fa ero una persona che giocava tantissimo a Football Manager, che giocava tantissimo a FIFA. Solamente che poi con l'avanzare del tempo, ovviamente mi si è ridotto il tempo da dedicare allo svago e quindi al gioco e come sapete, come vedete tutti i giorni sul canale, appunto, quasi tutti i giorni, è rimasto solamente FIFA e quindi Football Manager l'ho accantonato, ma mi è sempre piaciuto, mi sarebbe sempre piaciuto avere una versione di FIFA molto completa. C'è stato FIFA Manager, che comunque era, diciamo, la versione di Football Manager, tra virgolette, fatta su FIFA per la console o per PC o quello che era, dove appunto avevamo delle feature molto simili a quelle di Football Manager, ma mancava ovviamente il gameplay, quindi mancava questa cosa qui. Quali sono quindi le cose che la EA secondo me dovrebbe implementare? Sono cose veramente, veramente facili, veramente stupide forse da inserire, perché sono anni che i giocatori chiedono queste cose, chiedono che siano implementate, ma ci danno un contentino alla volta. Mi è venuta l'idea di fare questo video, ragazzi, parlando un attimo di questa cosa qui, perché mi ha contattato Online Soccer Manager, come state vedendo da qui dalla schermata, un'applicazione che appunto su mobile, cioè è veramente facile perché su mobile tu hai tutte queste cose qui, ovviamente tranne il gameplay perché stiamo parlando di un gioco per cellulare, ma quanto ci vuole a ricrearlo? Niente, pensate voi su una console. Comunque, vi faccio vedere un attimo Online Soccer Manager proprio perché vi ho detto che mi hanno contattato appunto per farvela vedere un po' più da vicino. Quindi iniziamo un nuovo campionato. Questo è il mio account come state vedendo. Queste sono le coppe che ho già vinto, diciamo, durante i miei trascorsi perché comunque ci ho giocato tanto anche io. Direi di andare in Inghilterra per farvi vedere un attimo come funziona perché non ho ancora vinto appunto il trofeo principale. Queste sono le squadre libere, quindi Leicester City, Southampton, c'è il West Ham, il Crystal Palace, il Newcastle, lo Stoke City, lo Swansea, il Watford e poi squadre già prese come l'Arsenal, il Chelsea, il City, il Liverpool, lo United, eccetera, eccetera. Direi adesso di andare a prendere una squadra come il Leicester, giusto per farvi vedere. Quindi andiamo a firmare il contratto con il Leicester City. E qui c'è la schermata che ci appare. Qui c'è il campionato, la classifica, come state vedendo, la prossima partita la giocheremo tra 23 ore, ma andiamo a vedere un attimo quelli che sono i dettagli di questa applicazione, quindi tutte quelle cosine belle che potremmo anche trovare su FIFA. Comunque, qui vediamo la nostra rosa, ovviamente qui abbiamo il piccolo tutorial che ci spiega qualcosa, abbiamo i nostri giocatori che sono Vardy, Mahrez, Slimani, Musa, Iheanacho, Okazaki, questi primi giocatori che troviamo con la loro valutazione. Ovviamente sono divisi per ruolo, quindi centrocampo, la difesa, i portieri, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, andiamo a vedere un attimo la formazione nello specifico, ovviamente sempre qui il tutorial, questa è la formazione che c'è in questo momento con le varie valutazioni dei vari giocatori come state vedendo. Di qua possiamo ovviamente cambiare il modulo appunto di questa formazione, giocare con 4-3-3, un 4-5-1, 2-3-1, quello ovviamente con il quale ci troviamo meglio. Possiamo ovviamente andare a mettere le mani nelle tattiche, queste tutte ovviamente cose che per ora vediamo già su FIFA, non sono queste le cose di cui vi parlavo. Quindi cambiare lo stile, giocare sulle fasce, giocare un po' più con tanti passaggi, quindi tiki-taka, la palla lunga, tirare da ogni posizione. Ovviamente selezionare tutti gli specialisti per ogni ruolo, quindi il ruolo del capitano, il rigorista, quello che deve battere le punizioni, i calci d'angolo, eccetera eccetera. Ovviamente come in FIFA possiamo allenare i giocatori tramite la schermata dell'allenamento, quindi selezionare magari un attaccante da allenare, alleniamo per dire Mahrez. Qui ovviamente vediamo l'avanzamento dell'allenamento, i giocatori più giovani crescono di più, la barra verde che vedete è quella della crescita. Qui ci sta dicendo che se alleniamo Mahrez, che è già negli 11 titolari, verrà tolto dagli 11 titolari, quindi magari alleniamo un giocatore come Iheanacho che non ci dà problemi, tra 8 ore finirà l'allenamento, oppure possiamo fare un allenamento istantaneo utilizzando i crediti tra virgolette che possiamo acquistare. Possiamo allenare i centrocampisti, ad esempio Drinkwater, possiamo allenare ovviamente i difensori come questo Chilwell, possiamo allenare ovviamente i portieri, quindi per ogni ruolo andare a fare un allenamento. Ma ovviamente non è finita qui perché abbiamo la lista dei trasferimenti qui e qui ci saranno tutti i giocatori che sono stati messi sul mercato. Troviamo Griezmann, Salah, William, Moses, Gameiro, Bacca, Remy, Perez.
Noi abbiamo 35 milioni in questo caso, qui sono in ordine di prezzo come state vedendo, potremmo acquistare magari Bacca per dire, potremmo acquistare Remy se volessimo, quindi possiamo avere effettivamente un calciomercato, qui tutte le nostre trattative, qui i trasferimenti che sono già stati fatti. Gli scout, possiamo mandare in giro gli osservatori dicendogli appunto delle specifiche nella ricerca, quindi cerchiamo un attaccante, lo cerchiamo molto offensivo, possiamo dargli una valutazione di quello che potrebbe essere, possiamo dargli un'età di quello che del giocatore che vogliamo cercare, ovviamente possiamo poi ricercarlo e qui mandiamo l'osservatore in viaggio. Come dicevo prima, non è finita qui, abbiamo la possibilità di fare delle amichevoli, per dire possiamo fare un'amichevole contro il Burnley, giochiamo l'amichevole, è finita 3-1, abbiamo vinto per 3-1. Qui vediamo un po' i protagonisti di questa partita con l'aumento appunto della loro valutazione, più 30%, più 40, più 44, insomma in base alla partita che hanno fatto. Possiamo fare gli allenamenti a porte chiuse, perché ci potrebbero spiare, come possiamo spiare le altre squadre. Possiamo mandare la squadra nel ritiro per farla riprendere, diciamo, o comunque concentrare, insomma questa è una roba un po' più, diciamo, psicofisica particolare. Comunque abbiamo la possibilità di dare un 25% di più di spinta, appunto, come dicevo, psicofisica per la prossima partita ai nostri giocatori. Possiamo andare a parlare di stadio, ecco, questa è una roba che vorrei vedere su FIFA 18, quindi espandere lo stadio, quindi la capacità, i posti a sedere, quindi avere più entrate, migliorare il campo del nostro stadio, migliorare ovviamente le strutture dell'allenamento. Questa è una roba fatta molto bene su FM, ma anche qui, essendo un gioco per cellulare, comunque non è fatto male. E ovviamente possiamo firmare dei contratti con degli sponsor che ci danno delle entrate. Per dire, questo contratto ci offre per 6 partite in casa 64.000 in più a partita. Oppure possiamo firmare per Greenpeace, oppure possiamo firmare per loro, per Xbox, firmiamo per Xbox per dire, e qui tac, abbiamo firmato per Xbox e ci daranno appunto dei soldi ad ogni partita, più 161. Sono sponsor che cambiano sempre, tutte le volte che finiscono, diciamo, finisce il contratto con loro per le partite che erano state decise, insomma, c'è la possibilità ovviamente di firmare altri contratti. Abbiamo un medico se ci sono ovviamente dei giocatori infortunati che non abbiamo al momento, abbiamo un avvocato se ci sono delle espulsioni, se ci sono degli squalificati per i quali vogliamo fare ricorso, appunto cercare di diminuire le giornate di squalifica. E l'ultima cosa che volevo farvi vedere, ragazzi, è la nuova gestione della partita, di come andiamo a vedere la partita quando appunto andiamo a giocarla. Questo è un esempio, andiamo a vedere un AC Milan contro Juventus. Come potete vedere abbiamo un report completo della partita, qui Onda ha sbagliato un'azione, Abate è stato ammonito, Higuain ha sbagliato un'azione, Locatelli è stato ammonito e ti dice anche il perché è stato ammonito. Qui quando viene segnata una rete, come stiamo vedendo, appare l'animazione, Higuain ha segnato sull'assist di Pjanic. Invece vediamo quando viene proprio sbagliato un gol, che ti viene fuori là proprio la X, qui Dybala ha sbagliato appunto a metterla in rete. Comunque ovviamente ci fa vedere anche i cambi, Pasalic è entrato al posto di Montolivo, Mandragora è entrato, un'altra rete che è stata assegnata a quell'80esimi, Locatelli 2-1 per la Juventus. Qui finisce la partita e appunto ti fa vedere che finisce la partita. E poi niente, perché un giochino del genere per cellulare? Ah ragazzi, è gratuito, trovate il link qui sotto in descrizione se volete scaricarlo. È riuscito a fare una roba del genere con tutte queste cosine belline che effettivamente ti mettono all'interno di quello che succede in una società, non dico tutto ovviamente, ma dove possiamo ovviamente cercare di incidere, mentre su FIFA non ce la fanno e ci danno un contentino alla volta. Io capisco che FIFA sia più un gioco di simulazione del calcio, quindi incentrato molto sul gameplay e non tanto sulle dinamiche che avvengono intorno. Ovviamente io mi riferisco alla carriera allenatore in questo preciso momento, in questo diciamo video, ma con tutte queste piccole cose, quindi lo stadio, quindi di migliorare le strutture eccetera eccetera, secondo me diventerebbe un gioco veramente molto molto più completo. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se giocate già online Soccer Manager, ripeto, trovate il link qui sotto in descrizione, la potete scaricare gratuitamente e magari, chi lo sa, invitatemi nei vostri campionati che potremmo appunto giocare insieme. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste piccole migliorie, piccolissime migliorie che potrebbe fare la EA basandosi su tantissimi giochi che sono già in rete e... perché? Perché non lo fa? Ragazzi, come sempre, grazie della visione, grazie di tutto e noi ci vediamo al prossimo video.